Il consiglio torna sui banchi del palazzo comunale in prima convocazione. I numeri ci sono nella prima convocazione, nel consiglio comunale aperto sui temi dell'antica Croton, che dovrebbe cambiare il volto della città di Crotone. Nelle scorse settimane, se ricordate, il presidente della Massima Assise, Mario Megna, aveva richiamato i consiglieri al senso di responsabilità. Parleremo, parleremo di antica Croton di alcune criticità però ripeto tutto procede come deve procedere e come in tutte le opere pubbliche ci sono sempre problemi li abbiamo avuti un po' dappertutto e quindi l'importante è risolvere eventuali criticità che si possono manifestare poi è un progetto complesso e figuriamoci se non può presentarle. Quali sono questi problemi? Guardi, c'è qualche problema su un cluster, eh, però i progettisti sono al lavoro per rivedere un po' come completare la progettazione. Ecco. O come modificare una cosa è una prassi del tutto normale per quanto riguarda invece l'aspetto politico abbiamo detto che oggi la maggioranza in seno al consiglio comunale c'è ma ha presentato anche una lista alle provinciali cosa si prospetta secondo lei in via mario nicoletta guardi io ho presentato la lista eh, crescere il movimento che ho annunciato quindi saremo autonomi indipendenti e e conto di fare un buon risultato dopodiché il segreto dell'urna è sempre diciamo un'incognita per quanto riguarda la maggioranza c'è, regge è solida, qui non è un problema di maggioranza qua bisogna contare quanti sono della minoranza e quanti siamo della maggioranza è quello, è sempre il numero e il rapporto tra le presenze che è importantissimo e prossime amministrative sempre lista civica? Assolutamente sì, ho già annunciato liste civiche, riproporremo il modello che abbiamo adottato, ha funzionato la prima volta e continuerà a funzionare perché il cambiamento i cittadini lo stanno constatando con mano. E la maggioranza, diciamo che poi in consiglio bisogna che ci sia la presenza di tutti e purtroppo delle volte non si riesce, questo, eh, questo perché comunque c'è... Qualche problema dal punto di vista della maggioranza, però, tutto sommato, diciamo che è un problema annoso a Crotone. Io ricordo che c'erano dei consigli che si facevano solo e esclusivamente in eh, seconda convocazione, ma questo non è tanto perché si vuole andare in seconda convocazione, è comunque fare due sedute sia di tempo e sia dal punto di vista finanziario, sia per quanto riguarda i dipendenti che sono occupati per due giorni. Quindi non è proprio tanto una questione di maggioranza o minoranza è che in seconda convocazione c'è un numero che ti consente comunque di fare, di fare lo svolgimento del consiglio questo. Sui banchi della Massima Assise dunque lo stato dell'arte della progettualità relativa al programma Antica Croto presentata dal presidente della commissione cultura. C'è una responsabilità da parte di questa amministrazione e quindi correlativamente da parte di chi fa parte del Consiglio Comunale, in ordine a eh, quella che è l'attuazione di un programma che potrebbe da qui eh, nel breve volgere, i pochi anni, cambiare il volto di questa nostra città. È stata fatta una rimodulazione eh, di questa progettualità che ha prodotto eh, sconquassi, uno scombussolamento assolutamente deleterio. E che non è stata condivisa così come andava condivisa non soltanto addirittura con la giunta comunale, neppure la giunta comunale è stata coinvolta in questa cosiddetta rimodulazione.